Buongiorno e benvenuti in un vlog inutile. Questo è un vlog, però in questo vlog non succederà niente di interessante perché oggi non devo fare niente di interessante, soltanto che visto che mi rompete poi che non faccio vlog, vi faccio un vlog inutile, almeno lo faccio. Comunque mi sono alzata in questo momento, quindi sono struccatissima, appena alzata dal letto, sono le 2 di pomeriggio, ho dormito tipo 20 ore credo. E questi sono i miei capelli da letto, nel senso che da quando sono un po' più lunghi mi sveglio che ce li ho già in piega, nel senso che non ho più queste cose così, cioè insomma mi sveglio che sono decenti, no? Ecco. E ultimamente sto facendo dei sogni catastrofici, cioè non so neanche raccontarveli perché sono talmente assurdi, poi hanno proprio delle sceneggiature da film sti sogni. Quindi sono veramente sconvolta dai sogni che faccio, però sono interessanti. E niente, che altro dire? Oggi è una triste domenica, non devo fare niente, tranne andare dal cameraman a farmi riparare la luce, la ring light, che ha qualcosa di strano. Adesso mangio la pasta, boh, non c'è altro da dire. È un vlog inutile, ve l'ho detto. Allora, io oggi ho caricato questo video qua sul mio canale inglese, che sarebbe un video sui miei rossetti dark. E ve lo linko qui, ve lo linko qui, cliccate qui per vedere il video, se non l'avete ancora visto ieri sul canale inglese. E vi ho fatto vedere tutti i miei rossetti un po' più dark, sono veramente contenta di questo video, anche se, cioè, ho applicato tipo 10 rossetti, 11... non so quanti erano, in un'ora tipo, no? Quindi avevo le labbra che mi bruciavano da morire. Ok, adesso vado dal cameraman, questa è la mia famosa ring light, che però ogni tanto si spegne, e non è la lampada perché, cioè, deve essere un problema di fili, insomma si spegne. E tra l'altro domani uscirà la mia prima review di tecnologia sul canale, su il mio primo video review tecnologico, quindi non perdetevelo. La mia macchina puzza, cioè puzza non di... puzza di macchina che non è da... che non è lavata, che non viene lavata da un po' di tempo, solo che non riesco mai a portarla a lavare perché il tempo fa sempre schifo. E quindi cioè, non è che puzza, però appena entro in macchina sento un odore che non è bello. Il cameraman, che tra poco vedrete, si è tagliato i capelli da solo in una maniera impietosa, cioè voi non potete capire che disastro ha combinato. Non si è tagliato i capelli da solo, io gli ho detto vai dal parrucchiere a farteli sistemare, ti è venuta una roba oscena, e lui non ci vuole andare perché non gliene frega un cazzo. Sono arrivata dal cameraman, l'ho trovato in una situazione che non capisco. Stavo facendo delle cose. Cosa stai facendo? Devo ancora finire. Ma io voglio una cosa. Cosa? Lo sai. Cosa? Che fai vedere i capelli. Guardali finché vuoi. No, te li devi slacciare. No! Sì, vedi che fanno così schifo che ti vergogni. Al posto dello starter è tutto compreso qui. Il cameraman sta facendo l'autopsia alla mia lampada. L'autopsia, dici? Ma non distruggerla ancora di più. Ma non ti preoccupare. Il cameraman sta tagliando le unghie alla... la scheda elettronica. Non so perché, però... Ma tu te ne capisci di ste cose? Un po'. Speriamo. Allora, il cameraman ha tirato fuori un marchingegno. Una cosa sconosciuta, no? Il mitico tester, che se fai così... Prendi la scossa. No, controlli che funzioni. Ah, ok. Come mai? La lampada è deceduta del tutto. Perché in fase di è bruciata proprio.
si recupera. Se ne è bruciato un pezzettino piccolo, piccolo. Se bruciava, vabbè, lui adesso la recupererà, io forse ne compro un'altra, perché poi ne avrò due nel caso. Io proverò a recuperarlo, non è garantito risultato. Sì, quindi nel caso ne avremo due. È molto utile. Due cerchi di luce, due aureole. Vabbè, dai, ci fai vedere la spettinatura. No! Dai, per punizione, perché hai rotto la lampada. No, no, no. Dai! Allora, se lui non ve la vuole far vedere, potete capire che è veramente brutta. Adesso io torno a casa, quindi questo è stato un vlog inutile perché non abbiamo neanche salvato la lampada. Tutti i vlog utili non ne hai mai fatti. Ma questo è ancora più inutile perché non succede un cazzo in questo vlog. Sto tornando a casa e come potete vedere piove. Cioè io sto tornando a casa che è tipo un chilometro. Casa mia, da casa mia a casa del cameraman è un chilometro. Io in teoria domani dovrei fare dei video in esterna con il cameraman, quello vero, non quello misterioso. Però se piove mi sa che salta la mia giornata lavorativa. Io sto, ho messo la maglia perché fa un po' freddo col fatto che piove. Cioè in casa non fa freddo, perché io, cioè già da mo' che ho il riscaldamento. È l'idea, no? Della pioggia. Comunque sono le 10 di sera, io devo ancora cucinare perché mi sono messa su internet a chiacchierare e sono rimasta lì. Stavo a parlare con Tiziano della mia ring light deceduta. Che Tiziano, cioè, mando un saluto a Tiziano, che si sorbisce tutti i miei problemi tecnici. Cioè gli faccio una testa con i miei problemi tecnici. Cioè in realtà a tutti gli uomini che conosco io rompo le balle per i miei problemi tecnici. Comunque sto per pelare le patate, che tra l'altro sono un po' oddio, sono un po' vecchie queste patate, però ho solo quelle, cioè non ho altro da mangiare stasera, quindi devo mangiare queste. E dicevo, è un periodo veramente che io sono stressatissima e sono super stressata perché intanto ho sto maglione, mi fa la gobba, non so perché, comunque sono stressatissima perché oltre al fatto che sono veramente piena di lavoro, ho un sacco di problemi tecnici, vi giuro, mi sta succedendo di tutto, l'impossibile, mi si sono rotte un sacco di cose. Oppure, cioè, non che si sono rotte, però casini, computer. Figuratevi che, cioè, fino a una settimana fa mi saltava la corrente in casa in continuazione. Non so come mai ho questa, diciamo, sfiga. Cioè, non è che ho sfiga, però magari ci sono... Non so, per 10 mesi, ma anche per 11 mesi all'anno mi va tutto liscio, però il 12° mese mi succede tutto e tutto insieme. E io mi stresso da morire in quel mese lì in cui mi succede tutto, poi solo un mese all'anno, però quel mese mi succede di tutto. Tra lo stress dei problemi tecnici e il fatto che sono piena di lavoro, quindi questa è una cosa positiva. Così stressata che mi è venuta un'aura l'altra sera. Per chi non sa che cosa sia, cercate su Google emicrania con aura e capite che cos'è. È una merda. Praticamente avere l'emicrania con aura significa... A me non viene neanche mal di testa, esagerato, però sono dei problemi... porta dei problemi visivi. In sostanza si offusca la vista per tipo del tempo, qualche minuto, si offusca la vista, si vede proprio l'aura, che sarebbe una cosa, un fascio luminoso, comunque cioè, si annebbia la vista in sostanza e si vede questa specie di arco luminoso. Oltretutto, prendendo la pillola dicono che peggiori l'emicrania, però sti cazzi. Adesso aspetto che cuociano ste patate, ci metto anche il sale e pensavo, visto che ho un attimo, visto che in frigo ho il latte ad alta digeribilità, potrei fare il purè. Cosa mi mangerò stasera? Oltre a quello, mi mangerò l'hamburger di soia. Io tengo sti cose di soia per quando non ho la carne vera. Tipo ci sono dei giorni, tipo oggi domenica,
vabbè, ce l'ho in freezer ma non l'ho scongelata e quindi mi mangio l'hamburger di soia. Però ho fatto il purè alla fine. Io adoro il purè, è una cosa che mi piace tanto, però chiaramente quello che faccio io fa un po' pena, nel senso che i veri purè sono altri. Comunque meglio di niente. E poi ho fatto l'hamburger di soia che è penoso, cioè non è che sia male, però quelli che vi dicono che sostituisce la bistecca, no, cioè per niente. Allora, il vlog è giunto alla fine, spero che ne abbiate capito l'inutilità, perché veramente, però vi avverto che o non faccio più vlog oppure d'ora in poi i miei vlog saranno, non dico tutti così, però in estate magari faccio qualcosa, in inverno io sono una pantofolaia incredibile, tipo ieri il cameraman è uscito, non so se ha fatto il vlog lui, non lo so, è uscito ma io non sono uscita perché io sono a casa a pantofolare a casa, mi sono guardata la nuova puntata di Once Upon a Time e ho preferito mille volte quello, cioè per dire, io sono proprio pantofolaia. Poi se c'è una serata che mi piace allora sì, ci vado volentieri, però sono più uniche che rare. E in inverno io sono veramente un bradipo, cioè proprio così, no? Poi vabbè, adesso, cioè io penso che dovrò andare in terapia per i problemi, cioè se continuano a capitarmi problemi tecnici, io devo andare in terapia, vi giuro. Cioè veramente, che cazzo. Oltretutto mi sono troppo incazzata per questa ring light famosa, che non vi consiglio assolutamente, dopo oggi non vi consiglio assolutamente di comprare questa qua, era la ring light della Valimax. Non la comprate, non la comprate. Adesso su internet ne ho vista un'altra da un sito italiano, l'unica che ho trovato da un sito italiano, perché sono difficilissime da trovare. E poi ce n'è un'altra che mi piace su un sito su eBay UK, però li devo vedere perché di nuovo comprare in Inghilterra. Tra l'altro, cioè, allora, io ho comprato sta ring light in Inghilterra su Amazon o Amazon, non so come si dica. Praticamente se voi comprate da Amazon avete 30 giorni per rimandare indietro il prodotto, che sia o meno difettoso, nel senso è un diritto di recesso, che sia per guasto o semplicemente perché uno decide di rimandarlo indietro. Però una volta superati i 30 giorni, a me la ring light ha iniziato a dare problemi superati questi 30 giorni, quindi io non ho più saputo come fare, io volevo rimandarla indietro. Però se ti scadono i 30 giorni Amazon ti dice sono superati i 30 giorni del recesso, se hai dei problemi contatta il venditore, ok? Però io non ho trovato, vi giuro, io non sono scema, cioè nel senso non sono scema su internet, io sto su internet da tanti anni, so come fare... Cioè so come contattare un venditore, come, non sono cretina. E vi giuro che io non ho trovato sto link del, cioè non ho trovato nessun email, nessun contatto per suo venditore. Cioè addirittura ho comprato anche altre cose da Amazon e accanto alle altre mi usciva il link per contattare il venditore, invece vicino al link della lampada non usciva niente, anche sul sito suo, sul profilo del venditore non usciva un cacchio di niente, cioè quindi non ho potuto contattare il venditore, me la sono tenuta e poi è successo quello che è successo. Ma la cosa che ti girano le palle è anche che il cameraman oggi ha guardato dentro e ha visto che è tutte cinesate, no? Cioè comunque la centralina elettrica, quella roba lì verde, era una cinesata e io dico, cioè io l'ho pagata 200 euro, non è che l'ho pagata 30 euro, che dici vabbè. Cioè l'ho pagata 200 euro ed era una cinesata, quindi è veramente una, cioè per principio, ma non per i 200 euro, proprio per principio, dici se pago una cosa tanto deve essere una cosa professionale. Niente, quindi la mia incazzatura del giorno, che poi è un'incazzatura che va avanti da 2 mesi, perché cioè da 1 mese sicuramente, perché da quando ho iniziato a darmi i problemi sta la luce. Però se voi, cioè, fate il mio lavoro, fate lo youtuber. Questi sono i 1000 problemi di uno youtuber.
i problemi tecnici, e sono sicura di non essere l'unica youtuber che ha che ha dei problemi tecnici, perché sono sicura che, cioè, chiaramente a parte quelli che lo fanno fanno i video con la webcam, al massimo gli si rompe la webcam. Adesso mi metto a montare questo vlog e mi guarderò un film. Stasera ho tempo di guardarmi un film e quindi mi guardo, non so quale, ma mi guarderò un film. Devo cercarmi un sito di streaming e mi guarderò un film. Quindi niente, vi mando un bacio e ci vediamo domani con la review di tecnologia, che mi porterà sfiga, perché visto che è un periodo di problemi tecnologici, sono sicura che non riuscirò a caricare il video sulla tecnologia. Vabbè, ciao.